Quest'anno abbiamo nel nostro stand anche la cooperativa sociale La Formica, che da sempre, da quando è nata, è nostra partner perché ci aiuta nel collaudo delle attrezzature. Quando noi facciamo un allestimento nuovo abbiamo bisogno di provarlo col rifiuto, quindi ci avvaliamo della collaborazione di questi ragazzi, a cui va un applauso particolare perché sono veramente bravi, e loro ci danno un responso molto utile per la realizzazione e l'utilizzo finale delle macchine che facciamo. Quest'anno hanno chiesto a noi di poter esporre una produzione che fanno loro interna, che sono spazzole per spazzatrici. Noi ben volentieri le abbiamo accolti, sperando che questo sia di buon auspicio per un anno sicuramente valido per loro, per le spazzatrici, e per noi per vendere mezzi che poi loro utilizzeranno. Voi che siete nel settore appunto dei rifiuti, si dice che questo è un settore in forte espansione per evidenti motivi, quindi c'è spazio secondo lei per progetti come quello della Formica, per l'inserimento lavorativo? Di spazio ce n'è, quindi per lavorativo e anche per la creatività di nuove soluzioni. Il problema, io lo sottolineo da imprenditore, è che vedo la nascita di tante aziende che provengono da settori molto più in crisi del nostro e stanno in qualche modo, utilizzo la parola, invadendo questo settore, ma che però col tempo si consoliderà, e poi quando ci sarà la ripresa, e speriamo molto presto, ognuno torna al suo settore, e noi che siamo nell'ambiente dell'ecologia, quindi noi le cooperative di tanti, possiamo restare e continuare a fare il nostro lavoro che abbiamo iniziato e che speriamo di portare avanti. Quindi comunque la collaborazione con La Formica è positiva, va avanti in maniera positiva? No, certamente andrà avanti crescendo, e noi contiamo nella prossima ripresa, io voglio essere molto ottimista, quindi mi auguro sia molto molto veloce, perché la ripresa permetterà alle aziende non del settore di uscire e di tornare a fare il proprio lavoro, mentre noi, quindi noi La Formica e tante altre aziende che sono già in questo ambiente, continueranno a lavorare con un minimo di profitto e con anche tanta soddisfazione.